Ciao Marta, sapete perché è così contenta? Perché noi prima di Natale ci eravamo detti che non ci saremmo fatti il regalo. E invece ce lo siamo fatti comunque. Grazie a tutti per essere qui oggi, perché aprirò il regalo che mi ha fatto. È una sorpresa. No, aspetta, perché io l'ho visto prima in live, l'ho preso in mano e l'ho preso. Oh, mi è pesante. Ma che cos'è? La farina per cucinare un sacco di pentole. Non è vero, non fare come ha fatto fra tua sorella. E che cos'è, amo? Un sacco di pentole. Non è vero. No, devi aprirlo. Adesso lo spacchetto. È una cosa che desideravi parecchio. Provo ad indovinare. Non trovo più le forbici, vabbè, faccio. Le forbici qua, eccole. Okay. Allora, adesso le apro, sono messe vicine apposta. E vabbè, noi comunque ci eravamo promessi di non farci nessun regalo, ma alla fine... No, vabbè. Eccolo qua. Cosa c'è da aprire? Sì, no, aspetta, sto cercando di capire di che cosa si tratta. Così non lo capirai mai. È una cosa per i cani? No, è una roba. È una cosa per te. Ah, per me? È una roba per te. A parte che si tiene al contrario di qua l'apertura. Dove? Ah, di qua? Credo, no. Ah no, forse da sopra, è una scatola che va tenuta. Così? Ah. Dici? No. Ma se non lo sei tu che l'hai impacchettato, scusa. No, non l'ho impacchettato, è arrivato così e così è rimasto. Ah, ti pare che è un pacchetto così. Ah, che ok. Brutto. E che ne so, magari... Sì, forse da sopra, da qua. Mi sembra che ci sia... Quindi non hai indovinato cosa potrebbe essere. No, aspetta, è una cosa per me, hai detto. Sì. Un vestito. No, delle scarpe. Delle scarpe? Potrebbero essere gli scatoloni. E che scarpe desideravi tanto? Io quelle bellissime con la suola rossa. Ah, belle quelle. Sì. 700 miliardi di euro. Oppure scarpe? Sono ben indovinato? Non lo so. Borsa no, è troppo pesante. Ah, mi hai regalato il borsone per il viaggio. Il borsone per il viaggio? Non lo so. Vabbè, scusa, allora che me lo fai indovinare a fare se mi dici no? Niente, no. Così quando lo apri dici, ah, io l'avevo detto. Ma ci sono arrivata, vicina? No. Ah, non vicina. No. Acqua o fuoco? Lontanissima. Ah, l'oceano? Sì. E allora... non lo so, amo, aspetta che provo... Quanto è agitata, dai. No, perché non me la doveva fare, invece me l'ha fatto. Io gliel'ho fatto a Kuf. Solo che lui mi aveva detto che non me l'aveva fatto, invece me l'ha fatto. Sì, è da qua, vedi? Devo fare così. Mi fa venire un'ansia. No? Anche te queste forbici. Tutto ok, raga. Ancora non si vede niente. Sono curioso anch'io. Perché? Non si vede niente ancora. Non si vede niente. No! Ma è tutto impacchettato. Che ci devi fare? Ma sono due regali. Se non altro qua. Quale apro? Il grande o il piccolo? Prima il grande. Ok. Madonna, quanto è pesante? È pesante. Ah, lo so io. È un oggetto per cucinare. Il bimbi. No. Una pentola normale. No, non è una. Aiuto. Ah, e qua c'è anche l'altro piccolo. Non c'è scritto niente. Non c'è scritto niente. Qua c'è scritto, per fortuna che apri quella per prima. Non c'è scritto nulla, guardate. Qua invece c'è scritto, però è meglio che ne lo apri dopo. Sì? Sì, se no ti rovini la sorpresa. Piano! Non affondare troppo la forbice. Ah, una cosa delicata? No, non affondare troppo la forbice. Ma che cosa è delicato qua? Ma sei qua? L'amore cosa ti fa fare? Tu sei fuori! Raga, mi ha regalato il Dyson! Oddio, stavo facendo male a Queen! Mi ha regalato il Dyson! Ma tiralo fuori! Non il Dyson, tutto il Dyson che esiste in commercio praticamente. Vai, apri, guarda che cos'è! Da qua! Tutti i pecosi per fare i... Aspetta che c'hai il... È qua, questo. Poi così. Ma questo è un mega spacchettamento. No!
Mamma, Luca! È tutto il cofanetto. Ma grazie, amore! È il regalo più bello di sempre! Dai! Oddio, quello dell'edizione limitata! Del colore che volevo io! C'è anche questo, guarda. Che cos'è? Dove era qua? Che li metti lì in viaggio? Ma dai. Ma dai. E c'è anche questo. E che cos'è quello? Apri, apri. Io, te lo devi aprire. Mamma mia, ragazzi. Allora apro, lo apro. Via. Ma che bella. Bellissima. Ma cavolo. Guarda che bella. Quanti attacchi che ha, bella. Eh sì, è per farli lisci con la spazzola. Questo, per chi non se ne intendesse, è un apparecchio per fare la piega dei capelli, ma è magico perché li risucchia i capelli. No, ovviamente è con l'aria, fa tutto tu con l'aria. Tu lo avvicini ai capelli, lui li risucchia tutti e ti fa i boccoli. Lo amo. Cioè, è strana come cosa. Mamma, costa tantissimo. Nuova tecnologia. Oddio, come si fa? Guarda questo. Costa tantissimo, Luca. Quanto è speso? Non ti preoccupare, guarda questo. E dai la forbice, no? Sì. Quanti speso? Non ti preoccupare, guarda. Tu lo desideravi tanto. E qui cosa c'è? Non so, pericolosa queste forbici. Un'altra scatola. Ah, ma che cos'è? No! L'hai rotta. L'hai rotto davvero? Marta ha appena rotto le palline di Natale che aveva comprato. No, no. Non è. A me è sembrato il rumore di una paglia che si rompeva. Qualcosa no. È rotto. No. Vabbè, poi vedremo. Chi vivrà vedrà. Ma cos'è? Io non ho mica capito. E si attacca al muro, Luca. Così tutti i cosi li puoi mettere lì esposti. Ma va. Guarda, qui dobbiamo, come facciamo a forare noi il muro? Immagino col trapano. Non riesco io. Come fatto? Bello, amo! Ah, ma non è per forza dal muro, puoi sì. Cercargli... Ah no, lo puoi mettere anche così. Sì, ah, un espositore. Sì, perché poi vedi, questo lo metti così. E poi, no, allora non lo puoi appendere il muro, mo. Sì, anche da muro. No, come fa a rimanere attaccato? E questo come fai a mettercelo dentro? Ah, si attacca così? No. Ma va. Dai, aspetta che li metto. Mamma mia, raga, ma questo regalo è bellissimo. Vediamo le foto, dalle foto che ci sono qua. Allora, dovremmo avere questa, cioè, una di queste, due di queste piccole. E ci sono due spazzole e ci sono e il rullo. Allora c'è. Top. Bellissimo, grazie, amo. Meraviglia. Cioè, guardate che bello, raga. Meraviglia, amo, grazie. Anche se non mi avevi regalato niente, ti amavo lo stesso. Come... Non è vero. Un po' di meno, ma ti amavo. Bene, ora che l'abbiamo spacchettato, richiudimelo bene che lo devo restituire. Perché? Così hai fatto bella figura su YouTube. Non è bello. Bello, è meraviglioso, il regalo più bello di sempre. Mi sono fatta una cultura dietro sta roba per beccare quello giusto. Aspetta, dov'è il... Però dov'è il tubo? Ah, è qua dentro. Però qua, vedi? Che qua dice che ci doveva essere uno in più, che non c'è. Però teniamo così. È qua ed dentro, è uguale. Guarda. Dov'è? Eccolo. Smonta questo, tanto non lo usiamo, questo lo buttiamo. E questo, vedi, serve per pulirlo poi. Così. Faccio tutti i capelli a tutte le mie amiche. Così. Grazie, amore! Se vi è piaciuto questo, scrivetemi nei commenti quali sono i regali che avete ricevuto voi.
e se vi piace il regalo che mi ha fatto Cucu, secondo me è bellissimo. Grazie amore. Piace? Sì, lo userò tantissimo, mi viene da piangere. Piangi? No, perché sono troppo felice per piangere. Sì, sì. Ora io sono il tuo ragazzo preferito. Sei sempre l'unico. Mio amore, che carina. Ti do bacini su tutta la... Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vado subito a provare il Dyson e ci vediamo al prossimo video. Io sono curiosa di sapere anche quale regalo avete ricevuto per Natale. E tu non sei curiosa di sapere che cosa ti ho regalato io? Sì. Che cos'è? Come sì? Sì, che cos'è? Sì, perché io non volevo un regalo. Beh, però io te l'ho fatto. A me piace comunque farlo. Allora non ti dico bene tutto, ti dico solo che partiremo per due viaggi. Ma dai, ma come due viaggi? Uno non te lo aspetti. Dai. Per niente. Davvero? Grande. Grande? Io voglio fare 15 giorni. Dove? Sapevo che me lo chiedevi. In un posto che so che a te ti piace tanto. Ah sì? Va bene. Però non partiamo subito, partiamo verso febbraio-marzo. Ah sì? Sì, perché c'è un Borrocchio in gennaio. Ah ok, vero. Febbraio-marzo. Va bene. Va bene, con... Dai, regali ci siamo fatti. Poi ti dico bene la meta allora. E tu devi portare dietro questo? Sì, c'è il costo da viaggio, guarda. Ma cosa ti peserà? Non devi portare dietro tutto. Ah no, perché... Ah guarda, qui si mette quello lungo. Ah no, qua quello lungo. Qua tutti i vari, no, ma come no? Ti metti tutti i vari tasselli delle cose che usi, guarda.